Ciao, allora benvenute nel video dei Non ci siamo proprio, quindi dove boccio tutti i prodotti che ho provato e direi di iniziare subito con questo prodotto che mi ha davvero deluso, questo qui. Si tratta dei dischetti della Cotoneve, e questi si chiamano Aqua Life con acqua termale Bormio, purezza e vitalità delle terme, Duo Plus, 70 dischetti leva trucco. E 0,99 li ho comprati io a prezzo promozionale, 1,95 a prezzo pieno. Allora, perché? Perché non mi piacciono? Allora, intanto ne ho tenuto uno che ve lo mostro. Comunque, questa qui è la confezione. Non mi piacciono perché, vedete, aspettate che mi avvicino. Vedete come sono fatti? Cioè, sono orlati, va bene, questo sicuramente è una buona cosa. E dovrebbero avere dentro delle tante particelle di acqua termale che si attivano con lo struccante o con l'acqua, ma non hanno la doppia texture, quindi quella che va a rimuovere bene il trucco, e oltretutto sono sottili, cioè sono sottilissimi, appena si bagnano un attimo ed è appena si bagnano un attimo tendono subito a sfilacciarsi o a rompersi, quindi pensatelo bagnato un attimo. Adesso ho una tisana, quindi non lo poccio nella tisana, però comunque sia, provate a pensarlo da bagnato con lo struccante ed non riesco ad andare un attimo, ad esempio, a togliere il mascara, vado a prendere e un attimo inizio a tirare. Non posso farlo perché ci viene subito il buco. C'è qualcosa di questa formulazione che non va bene, e poi parlo del cotone. Perché normalmente i dischetti della Cotoneve mi piacciono molto, ma questo proprio no. L'ho preso per curiosità perché era in offerta e normalmente mi trovo bene, ma c'è qualcosa che non funziona. Solitamente i dischetti li uso anche per rimuovere lo smalto. Questo sarebbe impossibile da fare, quindi Altro no. prodotto che vi mostro e che anche questo è super bocciato è questa crema della Lancôme. Si chiama Absolue Crema Fondant Soft Cream. Allora, questo è un campioncino. Eccolo, che comunque ho finito completamente. E sì, il profumo è abbastanza, sembra talco il profumo. Il fatto è che tenetevi forte perché ho segnato il prezzo e da Sephora 60 ml costano 270 euro. Allora, è una crema che, avendo la pelle mista, è molto ricca e quindi io sicuramente non vado a usarla di giorno, ma l'ho usata la sera. Alla mattina mi trovo la pelle ben idratata, non è lucida, è bella nutrita, sicuramente, però non ho visto neanche segni di miglioramento e questa usando alla sera poco prodotto, l'ho usata 10 giorni più o meno. È un campione da, non so se c'è la quantità, ma davvero da 5 ml, ma ne basta una puntina perché è molto ricca. Non fa per me sicuramente, ma per un prodotto idratante e che tenga nutrita e idratata la pelle, ci sono in commercio tantissime creme valide, con un indice anche migliore perché questo ha davvero tanti profumi e siliconi dentro, che costano tanto meno. Quindi assolutamente questa no. Ultimo prodotto no per questo video, si tratta di questo prodotto della Kérastase Aura Botanica. Questo è il Bain Micellar Riche con Riche, come sono francese, con olio di noce del Brasile e dell'Amazzonia, eccetera, eccetera. Dice di non avere siliconi e solfati, però l'inci ha profumi, parabeni, non è proprio il massimo. Comunque, questo è lo shampoo, che la quantità è un 10 ml per bustina. Io avevo due bustine e ognuna l'ho usata due volte, quindi per quattro applicazioni. Ve lo mostro. E devo dire che non mi è piaciuto, va bene, non è adatto al mio tipo di capelli perché i miei sono tenenti a grasso, mentre questa è adatta per i capelli secchi. Però anche usando 5 ml di prodotto per volta fa una bella schiuma, sì, ma sembra che abbia un potere idratante pulente basso, quindi non mi sembrava di avere i capelli davvero puliti, forse perché tende a non aggredirli troppo e non me li sgrassava. Oltretutto, però, cosa importante, il secondo giorno erano già sporchi, cioè me li fa sporcare molto velocemente.
È vero, appena lavati li lascia belli morbidi, facili da pettinare, belli lucidi, ma al secondo giorno sono già sporchi, quindi proprio non fa per me. Il profumo però è davvero buono, il profumo sì. Ho segnato il prezzo che l'ho trovato su Amazon, 250 ml, 18,99 euro. Adatto solamente a chi ha i capelli davvero secchi, ma comunque sia, anche in questo caso direi scegliete un altro prodotto perché questo ha un inci che c'è di meglio. Anche la Kérastase comunque ha dei prodotti più validi di questo. Allora, questi erano tutti i non ci siamo proprio del periodo. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Vi ricordo come sempre di seguirmi anche su Instagram perché lì faccio le first impression, quindi video dove comunque sia delle brevi recensioni quando ho i prodotti che uso una o due volte, non faccio un video dedicato, ma vi scrivo su Instagram le prime impressioni, ma anche sul blog, quindi seguitemi anche lì perché trovate l'area dedicata. E se vi è piaciuto il video, vi ho tenuto compagnia o vi sono stata utile, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!